questo che mi sta a forbice non tagli manca il doppio punto mio. Ma come fa a tagliare i capelli dei clienti? Non lo so, va buono, c'ha la giacca nuova. Cioè, no, che sta leggendo è bello tutto così assorto. Mi aggiorno. Perché non mi leggi un poco l'oroscopo? Ma perché tu credessi in fesseria, Annarella, l'oroscopo? Ah. Per piaci. Perché tu non ci credi? Ma che già credi? Ma tu stai scherzando, ma tu lo sai che io stanno certe mattine che se non mi leggi l'oroscopo non so c'è annanzo. Perché quelli ci azzeccano sempre. Ah, per piaci. Ovre? Leggi l'oroscopo tuo, fammi sentire. E lo so. E che faccio, l'oroscopo? Io non leggo mai. No, ma perché non sai neanche che segni sia? No. Mamma mia, guardate, ma come, vedi, tu non sai che segni sia, ma tu di chi è? Quando sei nato? Ma boh, ma non significa niente, 1800, non era l'anno che mi interessava, mi interessa il giorno e il mese. 11 gennaio, mannaggia. 11 gennaio, ah, sei Capricorno. Sì, sei Capricorno. Leggi, fammi sentire che dice. Andiamo a sentire a Sifussari. Capricorno. Capricorno. Ma no, signore, tragic scandito, potete fare capi buono, scusi, si legge Capricorno, tutto attaccato, perché tu toro che leggi? Toro! Scusa, leggi, vai. Dunque, lavoro, Oddio. Sta dicendo la prima fossari, ecco. Leggi e vedrai che non è così. Siate puntuali sul lavoro. Eviterete inutili discussioni. Hai visto? Hai visto? Perché? Sono solo fossarino, lo sai bene, non fa dire, andare. Ma come mai? Scusa un attimo. Pronto? Ui, Susi, ciao! Sì, dimmi. Depressi? Sì, glielo posso riferire io. Va benissimo, non ti preoccupare, va benissimo. Ciao Susi, ciao. Che è stato? Come vuoi? Se no io vi presto, dove fare la spesa, it di mattina a mattina, on pep, scinna a faticare e sì puntuale, hai detto. Hai visto? Ma guardate un po', chi non legge mai, chi non è che è schiara? Tu non ci credi, Leonarduccio mio, non ci credi. Non voglio leggere più, andiamoci. Leggi il mio. O tu? Sì, ti farò vedere, farotti vedere. Il tuo dunque? Sì. Ecco, quando sei nata? Non lo voglio saperne, 1600 e c'è l'anno delle streghe. Sì, è brutto. L'anno delle streghe. Mm. Voglio sapere solo il giorno e il mese. Yeah? Perché tu indovini. Io sono nata di 29 febbraio. Pesci. E come hai fatto a indovinare che tu sei manco tuo? Non so aiuto per i dei. Allora, pesci, vediamo un poco. Legge. Non... Ma sono fossari, ma... Che è? Ma tu ci credessi in fessari, ma che lì ci mi ha fatto, ci mi c'è lo sport che è meglio. Che legge? A me non può scegliere, tanto pure mi lascia leggere dopo. Sono fesseri, no, perché carice, non vi lasciate operare il capo. Andare, io non lo so. Verso cena così. Ma tu sei... Ammacca, non sai leggere. Non lasciate operare il capo e poi sta scritto sotto lavoro, no sotto saluto. Saluto, tu mi arrivavo con la saluto. È sempre fossariso, non lasciate operare da solo il capo. E allora ce l'avevo con Don Ernesto. Guadagnerete stima salvandolo da una giornata negativa. Oh. Hai capito o no? Allora... Allora pure Ernesto. Leggi, tu sai lo sai o segno. Ecco, non lo sa, ci leggi pure tu, Ernesto. Prima io non lo sapevo. Dunque, segni di... Eccolo qua, il segno di Ernesto. Gesù, ma chi sto veramente coincido? Perché? Non operate da solo, è una... Sono in agguato sul filo del telefono, non rispondete. No. Ma tutto per sei. Ma qua fa serie, Leonardo, faccia aprire. Veramente... Hai visto fatto a te che prima ha chiamato Susi in cella che rimane a mattina e trombe per scendere a fatica e si puntuale? Hai visto? E ci ha seccato con l'oroscopo tuo. E me cama fa. Ma o mio, l'oroscopo mio coincide con chi le Ron Ernesto. Ma tu capisci? Ah, mannaggia, ma no! Don Ernesto! Buongiorno, Don Ernesto! Ah,
faccio, pigliate una ginocchiata vicino alla porta. Ma poi a sta calma. Ma tipo maniglione, lui la da girare. Non vi preoccupate, come vi sentite stamattina? Mi stavo buono, prima di trassi. Donna, lei avete fatto colazione stamattina? Ah, voi già state qua. Sì. Mi sono permesso di anticiparmi stamattina, non te ne venite a fare a casa. Sì. Avete fatto colazione? Sì. Ma quando mai ti sei preoccupata? Sì, faccio colazione la mattina. Perché? È la giornata della gentilezza. Un oggi pochino ci di siamo caffè. Buoni. Un pochino di caffè. Vabbè, no, grazie, faccio piano. Per poco qua sta capa. Ma prendo una mano, aspettate, piano piano. Ma non vi affaticate troppo. Buono. Come si dice l'avanzo? Non tanto bene. Almeno il latte non lo faccio portare? No, per carità, io sono un po'. E che ne dite? Oggi cucino qualcosa di leggero? Non è a me sa che mi fai una bella frasella con l'olio. Olio, sale e basta. Però Paghinda cucina. Una bella frasella di grana. Cucino io però. Don Ernè, oggi state d'accordo con me? Si cucina la frasella, Annare, ma io ti vedo troppo premurosa. No, sai, come si, sta apposta. Ho fatto la forbice, raga, non tagli tanto buono, ma state d'accordo perché, mo che facite, chiana, che se la posso, ma posso pure tagliare io, questa qua non la dovete usare, perché questa se non la sapete usare, ma questa da... Chiano, Don Ernè, chiano, io non metto a paura per me. Ma che è tutto questa abbiamo sistemato tu. Arrogato, non è arrogato! Arraggia in tuo bagno. E venga pure io, mi accompagno. Con i pure. Io ce la faccio su. Ma che è su No, è. Ma che è tu pure, muovere in tuo bagno, ma che c'è non ti preoccupare, non esageriamo. Ma come fa una cosa a tre, non è. No, io voglio evitarvi delle cose dolorose, delle cose che vi possono fare male. Ma tu apri tuo bagno con me, che è sotto tua responsabilità, non faccio che niente. Ma perché cosa fa in tuo bagno? Madonna. Ma come? Ma facevi a me in tuo bagno, chi sei logica, no? Ma non lo trovo, allo sta. E vieni, no. E ma non ci vedi. A Roma la demise! Annarella! Ecco. Ma posso venire a te una mano? Ah, cacca, ho rotto le carte igieniche, caro le mise! Stai coppa mezzoletto, però non mi ha allungato assai, che sono carita! Coppa mezzoletto, sì. Cioè, sei in coppa o cesse, vuoi pigliare? Sono stato d'accordo! A caffanni pure con la caparina! Come riceve, lo conosco poi? Come riceve? Riceve attenzione al vostro capo, io me la gioco a dove, capo mio? Che i guai arriveranno per via telefono. Aspetta, rispondi, aspetta. Pronto? Pronto? Il signor Ernesto Maillet? No, non ci sta, è impegnatissimo, è uscito. Un'operazione lunga. Come? Se viene a rispondere al telefono e dice pronto, vince 1.000.000. Ai, ma che la fa stamattina? Sì, carnevale è passato già, hai capito? No, sto scostumato, io devo unire tutte queste cose alla faccia. Ernesto ci ha messo il telefono, che si vede un numero di telefono. Bravo. Perché se telefonata no, ma hanno la fornita. Che si spostano per telefono ogni 5 minuti. Una buona mezz'ora non si può andare in bagno, è sotto vostra responsabilità. Vabbè, ma che mangiata, io sì, ma... Non posso neanche. Capite che spostano per telefono? Che succede? Chi era il telefono? Che se uno risponde al telefono si vince 1.000.000. Ma non si scherzi, tu devi mettere il telefono che si vede il numero della tua parte. Come è? Hanno detto che tu si rispondeva pronto. Se adesso mai è. Peccato, se c'era rispondeva pronto. Vinceva 1.000.000. Siamo della televisione. Don Ernesto, Non rispondete. Qui Enza che? Mia. Oh? Sai vedere la televisione? Ma chi lo... Canrit! Il signor Ernesto Maillet! E non ha risposto, una scostumata che l'ha mandata a... Ma si... Proprio Ernesto Maillet! E chi mai è posto? Allora, Rovere! Ha risposto a noi, questo cretino, l'hanno mandato a... Ma poi anche nei voto dicono che si vengono i soldi in unione. No, ma mica la tua l'auto, veramente. Un pezzo 1.000.000 a prima mattina. Ma ci buscate una, cioè.
Ma che mi sa ieri sera in tacchilli per fare l'opolena? Mamma mia, bella moglie mia, tenga la pancia di tuffo. È proprio come si suol dire, è una giornata in merda, cioè. Vabbè. Voi non mi avete risposto niente, don Ernè. Chi ha risposto a te? Io. Ma ci risposti, ma... E la telefonata era in diretta, dice che hai pure in mala parola. Ho già fatto proprio una figura internazionale allora, ma mezzai sto io. Ma chi farà tutto sta compresa? Ma è a certe cose, non ci credo. Tutto questa premurosità, prima mattina, volevo venire in bagno con me, con il telefono. Tu quando mai ti sei aiutato per pigliare il telefono a me? C'hai ragione, io non ci credo, ma che cosa? Ma no, signore, ma vi spiego, tutto palo. Ha letto l'oroscopo suo. Bene ragione. Ma che ha letto l'oroscopo suoi, no? Ha detto venite al lavoro domani mattina, ha detto non so credere perché io ho un lavoro, ha chiamato la moglie e ha detto rimane a mattina e trompe per scendere a fatica e siate puntuali. Poi la prima cosa che si è avverato, poi si è avverato pure una cosa mia, ho fatto un'operata di capo perché voi siete trasuti, tenete male le panze, che se che là, poi dici qua e corrono sul filo del telefono e io... Ma stanno fatto leggere tu, io ho detto non voglio leggere, a rieta! Ma rica vada a fare fatto... Ma manca con l'oroscopo lo facite fatto, ha letto l'oroscopo mio? Ce l'ha ti! Ma che dicevo? Ariete, i guai correranno sul filo del telefono, non rispondi. E voi non ci credete agli oroscopi? Hai letto tu? Ariete. Io fossi Ariete? Ariete, ma che è cancro? Come è Ariete? È cancro, ma chi t'ha detto mai Ariete? Io sono cancro. Cancro. Ma quando l'hai letto perché non mi corre? E che ne sapevo che era l'oroscopo per on Ernesto, scusa, stai scritta sotto per Ernesto Maier. Zitto, no. Evitate, chi stiamo io can? Evitate discussioni con gli amici, possono degenerare in risse violente dove qualche vostro amico potrebbe finire in ospedale. Aspetta, ne vai piano, cazzo, mi chiedi presto, facetti i figli con un altro. Chi? Altri gli è presso, facette i figli con altro. Era una zoccola allora? No, era un proverbio, è proverbio, altri gli è presso, facette i figli ciocare! Ciocare! Quando ha fatto a te, invece face... Ha fatto a te. Hai capito? Infatti. E comunque come sa. Io mo praticamente se l'oroscopo fosse la verità, praticamente a chi su qua l'avesse a cire stamattina. Ma si sapeva il succionato noi. Ma chi se la piatto su giù? Allora. A Cangò. Allora. Se ma non lo vedi che peti. Tirangita! E 3 mesi fa sto giornale! Vado a restare da cinque. Già posso pure asciugare, non è perché... Come le con i credi, mi piace le mani. Sarebbe una liberazione per l'umanità!